Parliamo di come, grazie alla biologia molecolare, possiamo studiare il microbiota dei vari distretti dell'organismo e come attraverso lo studio, la comprensione e la gestione del microbiota di quel distretto, noi riusciamo a risolvere anche patologie molto complesse. La parodontite è il classico esempio, quindi attraverso il cambiamento del microbiota del cavorale e specificamente del microbiota delle tasche parodontali, si riesce a risolvere l'infezione polimicrobica definita parodontite. Ma anche lo studio del microbiota urogenitale ci consente di risolvere problematiche molto fastidiose come le cistiti, le vulvovaginiti ricorrenti di cui soffrono le donne e non solo. Attraverso il cambio dell'ecosistema vaginale spesso si riesce a ottenere la tanto agognata gravidanza. Quindi un'alterazione del microbiota vaginale non studiata e non capita a fondo e non gestita rende vane la stragrande maggioranza delle terapie medicalmente assistite per favorire la gravidanza. Ma parlando di microbiota, la sfida più importante è quella che ci viene posta dalla microbiota intestinale. Il microbiota intestinale, anche numericamente, è molto più complesso di quello del cavorale e di quello del tratto urogenitale, ma dialoga con loro costantemente, quindi c'è una vasta complessità di correlazioni fra i vari microbioti, ma soprattutto oggi abbiamo a disposizione, grazie alla tecnologia di sequenziamento massivo di ultima generazione, quindi fatta con i sequenziatori che vanno a darci informazioni su tutto quello che è la presenza di acidi nucleici, DNA, RNA, umano, animale, di batteri, di virus, di piante, di protozoi, di qualsiasi tipo di molecola, appunto, di acido ribonucleico o desossiribonucleico, oggi abbiamo la possibilità di studiare in maniera molto seria e molto approfondita il microbiota intestinale. Il microbiota intestinale viene facilmente chiamato ed etichettato anche come microbioma intestinale, ma le due parole non sono sinonimi. Il microbioma è l'insieme dei geni, dei microrganismi che costituiscono il microbiota di quel distretto. Quindi il microbioma è un concetto genetico, il microbiota è un concetto microbiologico. Quindi oggi noi riusciamo con un'analisi estremamente sofisticata ma molto dettagliata e approfondita ad avere tutte le informazioni che ci servono per quanto riguarda non solo un approfondimento a livello gastroenterico, ma anche a livello nutrizionale, ma anche a livello di medicina dello sport su quella che è la costituzione del microbiota del paziente e attraverso i nostri interventi medici, nutrizionali, di cambio di stile di vita, poi siamo in grado, rifacendo uno studio, un check microbiologico dopo il nostro intervento, di capire se abbiamo ottenuto il risultato sperato. Quindi si può ipotizzare l'esecuzione di un test completo prima del nostro intervento, un test che valuta i batteri, valuta i virus, valuta i funghi, valuta soprattutto i parassiti, oltre a valutare la calprotectina e la zonulina, che sono degli indici biochimici di infiammazione molto importanti, per poi andare a guardare nel post-operatorio attraverso un pannello più semplice, ma di target noti, se noi abbiamo ottenuto il risultato sperato o no?
importante anche ricordare che oggi l'uso spesso indiscriminato degli inibitori di pompa che bloccano la produzione di acido all'interno dello stomaco fa sì che il microbiota del cavo orale venga trasportato senza nessun filtro direttamente nell'intestino. Questi inibitori di pompa che vengono spesso utilizzati per anni e anni provocano quindi a livello dell'intestino del paziente che li utilizza alterazioni pesantissime, pesantissime del microbiota intestinale. E noi troviamo batteri patogeni classicamente associati alla parodontite e batteri che non hanno a livello del cavo orale un ruolo in un ipotetico rischio oncologico, avere invece a livello del tratto intestinale, soprattutto del colon retto, un chiaro ruolo, una chiara associazione con il rischio oncologico. Uno per tutti è il Fusobacterium nucleatum, questo batterio qui, Fusobacterium nucleatum che è da sempre associato alla patogenesi della parodontite, è oggi messo in associazione perlomeno in 700 lavori scientifici pubblicati negli ultimi 5 anni con il carcinoma del colon retto, che è la forma oncologica a più alta incidenza in Italia. Quindi il fatto che in bocca ci sia un meccanismo di pulizia, chiamiamolo di washout, che attraverso il deflusso salivare porta via i batteri patogeni associato all'uso indiscriminato degli inibitori di pompa, mette i batteri patogeni nell'intestino ad alterare il microbiota intestinale, aumentando il rischio oncologico dei pazienti che li assumono. Basti di nuovo citare il rischio di sviluppo del carcinoma pancreatico che è raddoppiato in pazienti che hanno una parodontite non trattata.